Ciao ragazzi, benvenuti nella mod Vita Reale. In questo episodio voglio farvi vedere una pista di go-kart indoor al chiuso, dove possiamo allenarci prima di fare le gare. Allora, come vedete, il mio meccanico gentilmente ha deciso di prestarmi questo fantastico pick-up della General Motors, dove all'interno ho già messo il mio go-kart potenziato. Eccolo lì, ragazzi. Allora, siamo pronti a partire, anche perché questa pista si trova al porto, ragazzi. Hanno deciso di fare una pista di go-kart all'interno di un container abbandonato, quindi noi adesso andiamo lì, la testiamo e se ci piace diventerà la nostra pista dove possiamo allenarci, ok? Va bene meccanico, io adesso vado, ci vediamo dopo, mi raccomando, io adesso vado a testare quella pista che mi ha detto quello, mi raccomando, ok? Va bene ragazzi, dai, prendiamo il pick up, dobbiamo arrivare al porto e poi soprattutto ragazzi, guardate questo pick up, è bellissimo, è veramente veramente bello, mi piace tantissimo. Allora, il go-kart sta lì, a posto. Allora, questa pista dovrebbe trovarsi qui ragazzi, vedete? Vedete in questo punto così grande, lì c'è la pista, quindi mettiamo un attimo il GPS. 3 km 47, va bene, ok, mettiamoci subito in viaggio. Ragazzi, che dire, spero di poter far qualcosa in questo tipo di mondo, nel senso diciamo nel mondo dei kart, perché sinceramente sto spendendo parecchi soldi e spero che comunque ci sarà un futuro per noi da pilota, ecco. Non da pilota professionista, ma da pilota comunque che, cioè, dove possiamo vincere campionati, eccetera. Quindi lo spero ragazzi, lo spero tantissimo, ok? Oh, verde, benissimo. Ragazzi, guardate Franklin in questo pick-up. Sinceramente non ce lo vedo proprio Franklin nel pick-up. Lui preferisce stare nelle macchine sportive come la sua originale di gioco. Dai, 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 piano piano ragazzi. Se sentite dei rumori non posso farci niente, ma stanno facendo dei lavori vicino a casa mia, che palle. Vabbè. Comunque, come vedete, questo pick-up è ancora in beta perché ci sono dei fari un pochino buggati, ragazzi. Lo stanno sistemando perché questo qui è un pick-up uscito da poco, quindi comunque ci saranno degli aggiornamenti. Ovviamente io, se posso, lo userò sempre perché comunque è fantastico trasportare un kart in un pick-up, in un fuoristrada, quindi ci sta veramente veramente bene. Comunque ragazzi, le solite cose, dobbiamo aspettare che i semafori diventano verdi e bla bla bla. Comunque dai, testiamo questa pista, ci alleniamo un po' e poi ragazzi, nel caso, nei prossimi episodi facciamo una bella gara di kart come si deve. Quindi non vedo l'ora ragazzi, non vedo l'ora perché questo go-kart è modificato, l'avete visto nello scorso episodio, quindi va veramente tanto ragazzi, è una bomba. Ma adesso lo testiamo in quel circuito, anche perché ragazzi quel circuito è pieno di curve, non è un circuito dritto. Dai, macchina! Vabbè, guardate che macchina ragazzi, quella lì è una macchina sportiva modificata, adesso non ricordo il nome. Sembra... no vabbè, non lo ricordo, vediamo. Una Sultan? Ah, la Sentinel, ok, la Sentinel, perfetto, fantastica la Sentinel. Dai, dai. 2 km 51, fammi passare per favore. Ok ragazzi, come vedete sempre semafori rossi. Oddio, la polizia! Oddio, spostiamoci! Spostiamoci, che sta succedendo ragazzi? Che sta succedendo? Oh mio Dio, c'è la polizia che spara. E intanto è verde, e intanto è verde. Dai! Vabbè ragazzi, io me ne vado perché... wow ragazzi, dai! Mi è venuto uno nella fiancata. Adesso che glielo dice al meccanico, mannaggia. Io non capisco perché sta polizia deve fare sempre gli inseguimenti quando devo fare io i video, Non è che li fa dopo, no. Li fa quando devo fare io i video. Vedete, vedete, guardate quello. Che incidente, ragazzi. Vabbè, io me ne vado. Nel dubbio, io me ne vado. Sinceramente non voglio beccarmi una pallottola in testa. Vedete quello come ci sta provocando? Vedete, lui ci sta provocando, ragazzi. Ci sta provocando. È un maledetto. È un maledetto quello. Comunque, dai, fermiamoci qui. Certo che la gente a Los Santos, ragazzi, ultimamente sta impazzendo seriamente, perché non è possibile sta cosa, no? All'improvviso prendono e sparano, oppure fanno inseguimenti, fanno rapine. Ragazzi, la criminalità a Los Santos ultimamente è salita parecchio, parecchio. Non capisco come mai, ma è salita parecchio. Infatti, guardate questo, con questo SUV,
si è infilato così all'improvviso, mi sta tagliando la strada. Perché? Perché non poteva stare dietro di me, come tutti? Invece no, ragazzi, comunque verde. Dai, vattene con questo sub. Ok, perfetto ragazzi, siamo quasi arrivati al porto. Io sinceramente qua un piccolo sorpasso me lo faccio, altrimenti questi qua mi fanno perdere tempo. Ok, eccoci qui. Dai, dai. Comunque ragazzi, datemi tanti consigli per questa serie, soprattutto in questa situazione dove comunque stiamo provando dei go-kart, facciamo gare di go-kart, quindi fatemi sapere anche un vostro parere su questa storia. Ok, oh, questa è una bella macchina, ragazzi. Questa è una bella macchina. Vediamo i fari se si accendono. Sì, vabbè, i fari ci sono. Vai, vai. Circolare, circolare. Ok. Ok, ragazzi, siamo arrivati al porto, che poi qua è dove lavoro io, dove faccio i viaggi con il camion, quindi mi conoscono tutti. Ok. Vabbè, questa strada la conosco bene, ragazzi, quindi non c'è neanche bisogno di rallentare. Possiamo sfrecciare. No problem, no problem. No problema, no problema. Possiamo sfrecciare, possiamo sfrecciare. Ok, piano, 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 piano. Ok. Ok, siamo arrivati al porto, ragazzi. Ora vi faccio vedere questa fantastica pista di go-kart. Allora, vediamo un attimo se il mio amico mi apre. Dovrebbe aprirmi, ragazzi. My friend, qua non funziona la sbarra. Vabbè, vado di là. Vediamo un po'. Ehi, my friend, ci apri la sbarra? Ragazzi, questo non apre. Non apre questo poliziotto. Oh, io lavoro qua. Scusatemi. Ok, eccola qui, ragazzi, ecco l'entrata. Allora, amico mio, la macchina la devo parcheggiare qua, ok? Ora ve la faccio vedere, ragazzi. E così, prima di testare, vi faccio vedere un po' questa pista. Guardate che figata, ragazzi. Pista di go-kart indoor. All'interno, vedete, lì c'è anche il meccanico. Ce l'ha detto a tutto. Ora, ragazzi, io mi sistemo e proviamo il go-kart. Poi vedete, c'è anche un go-kart lì. Ora mi sistemo e lo proviamo. Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio. Io non ci avevo fatto caso. Ma guardate che botta quello che mi ha dato nella porta. Oh mio Dio, adesso chi glielo dice al mio meccanico? E vabbè, ragazzi, dopo devo dargli qualcosa di soldi, perché non è possibile. Il pick up è stato rovinato. Che palle, quello è pure scappato. Comunque dai, adesso scendo il go-kart e lo testiamo. Ok, ragazzi, eccoci qui in questa pista di go-kart. Siamo pronti a testare il mio go-kart. Oh, amico mio, posso andare? Ok. Comunque dai, ragazzi, dai, facciamoci questo giretto. Vediamo un po' come va. Vedete, questa pista è piena di curve. Oddio, 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 ragazzi, è difficile guidare quel go-kart. Non è così tanto facile guidarlo qui. Guardate quante curve ci sono. Vediamo se c'è... Ecco il rettilineo. Sì, dai. Vabbè, come giretto ci sta, ragazzi, diciamo... Oddio, l'ho investito. Mi dispiace, mi dispiace. Comunque dai, come giretto per testare il go-kart direi che ci sta. Anche se la pista è un po' stretta, comunque ci sta come giretto. Oddio, ragazzi, ma è difficile. Pensavo fosse facile, invece è difficile guidare qui. Ok. Vai, grandissimo Franklin, vai. Ok. Buono, buono, dai, ragazzi, buono. Levati, ti sei messo lì. È normale che poi ti investo. Ok. Vai, 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 grandissimo. Ok, ragazzi, dai. Ci stiamo prendendo la mano su questo circuito. Fantastico, eccolo, guarda lì, non sbatte più, non sbatte più. Grandissimo, Franklin. Ok, ora sì. Vai, tira, tira. Ok. Oh, fantastico, ragazzi. Ora sì che si inizia a ragionare. Bello, 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 ragazzi, dai. Mi piace. E basta, no. Quando dico mi piace, sbatto. Comunque, direi che questo circuito non è male, ragazzi. Però, diciamo, rende di più
guidando il kart in prima persona, perché si vedono meglio le curve dove bisogna girare. Infatti guardate, vi faccio di nuovo una prova così in prima persona, vedete? È molto più bello guidare così, ma non così. Ok, vai, vai. Oh, fantastico. Oh, mamma mia. Guardatelo. Vai, tira, tira, tira. Derapata. Levati, ragazzi. Quello si mette sempre lì. Oh. Guardatelo, Franklin Clinton. Non vuole sapere più niente. Vedete, ragazzi, abbiamo anche driftato. Ora cerco di driftare di nuovo. Qui, vai, riftiamo qui. Sì, grandissimo. Fantastico, ragazzi, dai. In prima persona, ve lo ripeto, rende di più. Perché anche se voglio fare un drift così, è difficile comunque controllare il go-kart. Vi faccio vedere. Arriviamo qui. Vedete, vedete, è molto più difficile. Invece in prima persona rende di più. Ok. Comunque ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa pista, se volete cambiarla, se vogliamo testare il go-kart in città, diciamo andando contro la legge. Io sono aperto a tutto, sono aperto a tutto, quindi se vogliamo, diciamo, rischiare una multa, per me non ci sono problemi, ragazzi, lo testiamo in città, diciamo nelle colline, ok? Nelle colline, dove comunque non passano tante macchine, per me no problem, ragazzi, lo testiamo lì, tanto ci facciamo tipo un rettilineo di 2-3 km, e lo testiamo una volta per tutte in maniera buona, ecco. Perché qua, vedete, non posso tirare più di tanto. Arrivo a 40, ma poi devo fermare. Vedete? Cioè, devo frenare il go-kart. E dai, ragazzi, dai. Noi ci sentiamo ad un prossimo episodio. Mi raccomando, fatemi sapere tutto. Ciao, ragazzi.